Ma niente, innanzitutto un benvenuto a me fare gli onori di casa e per quanto riguarda invece l'iniziativa passerò prima, dopo un saluto, la parola a Manfredini, Antivieti, che senz'altro molto meglio di me riusciranno a darvi le caratteristiche dell'iniziativa. Questa iniziativa è partita a novembre, perciò è in itinere, solamente oggi ne diamo la comunicazione, ma ci fa molto piacere perché è un'iniziativa legata al territorio e ai giovani. È un'iniziativa dove ci vede a fianco la LSGT, con la quale già da un paio d'anni ormai abbiamo iniziato, forse proprio in occasione della prima manifestazione della marineria 2 anni fa, a fare operazioni di co-marketing sul territorio, tenendo sempre conto del nostro territorio e se dove possibile, soprattutto dei giovani. Io vengo da una riunione in Camera di in Ance, dove San Martano ha dato alcuni dati sui giovani che ci devono far preoccupare, perché dicono che su 1.000 laureati, il 50% dei laureati spezzini a distanza di 5 anni non è più nella nostra città. Perciò noi non riusciamo a dare un futuro ai nostri giovani nella nostra città. La popolazione della nostra città poi non ha dei cali demografici perché riusciamo a sostituire 500 giovani neolaureati con 500 badanti e questo ci deve far preoccupare molto. Le iniziative e questa iniziativa, un'iniziativa che è proprio rivolta ai giovani, noi sui giovani dobbiamo scommettere tanto, un po' per quello che facciamo, ma soprattutto per la nostra città. Noi quest'anno sarà il quarto anno che abbiamo delle iniziative proprio rivolte ai giovani delle scuole medie, perché all'incirca 300 ragazzi delle scuole medie visitano le nostre filiali con un'ottica che è quella di far conoscere la banca ai nostri giovani. Perché io poi me ne sono accorto sui giovani che ho in casa, ho un 18enne e una 19enne, dove pur avendo una tradizione di bancari in casa, poi di banca forse sapevano sempre troppo poco, sia da un punto di vista fisico, perché quando i ragazzi delle medie gli facciamo, non so, compilare una distinta di versamento, gli facciamo vedere il lavoro di un cassiere o gli facciamo vedere un nostro caveau, scoprono un mondo veramente nuovo, sia da un punto di vista di formazione e informazione finanziaria, perché parliamo tanto di finanza, ma i nostri giovani di questa informazione, della finanza, poco gli interessa e poco gli arriva. Perciò, proprio le iniziative sui giovani, una banca come la nostra, che ha l'ambizione e il dovere di essere la banca del territorio e vuole rivolgere particolare attenzione. Rientriamo in questa iniziativa e se parliamo di banca del territorio e se parliamo di iniziative legate ai giovani e al nostro territorio, penso che meglio di questa iniziativa e meglio di parlare di mare e di giovani, penso che non ci sia, e qua lascerei la parola a Paolo Manfredini per quanto riguarda il Comune e a Civiletti che sicuramente su questa iniziativa possono entrare molto di più nel dettaglio e darci anche dei particolari, dico, interessanti. Prego Paolo. Sì, grazie. Dunque, l'aspetto più tecnico e l'approfondimento su che cosa è stato e cos'è ancora questa importantissima iniziativa, poi lo lascio a Marco perché poi è lui che con la sua associazione che ne sta curando un pochino l'attuazione. Io volevo dare, se mi permettete, fare un ragionamento di sfondo, seguendo un pochino l'impostazione che ha appena fatto il direttore poco fa. Che cos'è la festa della marineria? Sicuramente non è un evento tra gli altri, non vorremmo che fosse identificato come uno degli eventi della città. Ha un obiettivo molto più ambizioso, che è quello di parlare all'identità della città, fare in modo cioè che la città riscopra le proprie radici come città di mare, perché riteniamo che da questo passaggio, da questo rapporto, passi lo sviluppo sociale, culturale e anche economico della nostra città. Il rapporto con il mare è un rapporto che tiene in equilibrio quindi questi aspetti. Ed è su questi elementi che dobbiamo davvero scommettere e, come dire, valorizzare appunto questo rapporto fino in fondo. La festa della marineria ha questo sapore, è quindi un evento che cerca di mettere in qualche modo in relazione la città
con la propria identità. Crediamo che ce ne sia bisogno. Da questo punto di vista, la festa della marineria è un'occasione per riscoprire le nostre eccellenze, le eccellenze che il territorio è in grado di produrre su questi terreni, sulla cultura di mare, della marineria. Sto parlando dei mestieri, delle lavorazioni, sto parlando della subacquea, sto parlando del trasporto di merci via mare, sto parlando dei sistemi di segnalazione che nel nostro territorio hanno un ruolo, una funzione così importante. Vi do soltanto qualche elemento, per esempio, forse voi non tutti sapete che Mare Tecnofari, che è l'officina che si occupa dei sistemi di segnalazione in superficie, è l'officina che governa tutti i sistemi di segnalazione del Mediterraneo, Albania compresa, quindi ha un background, una storia e anche una tecnologia invidiabile, credo perlomeno tutto il Mediterraneo. Quindi, noi nella festa della marineria vorremmo fare questo, la festa della marineria avrà questo sapore, quindi era necessario che la festa della marineria parlasse ai giovani, e quando dico giovani intendo dire ragazzi, in questo caso stanno frequentando le seconde medie, quindi molto giovani, preadolescenti. Era necessario che la festa della marineria fosse comprensibile a loro, come dire, fossero investiti da questo importante movimento culturale che noi vorremmo mettere in atto appunto con la nostra festa. E allora che cosa è stato necessario? È stato necessario coinvolgere le scuole, è stato necessario fare in modo che il progetto venisse discusso, l'idea venisse discussa con le scuole, perché vedete, io, lo sapete, molti di voi mi conoscono, nella vita faccio l'uomo di scuola, dirigente scolastico, mi rendo conto che una delle cose che funziona di meno nella scuola sono i progetti chiavi in mano, cioè i progetti già confezionati, che arrivano paracadutati alle scuole, anche perché benché vada sono progetti che le scuole utilizzano, fanno qualche attività in classe e poi finisce tutto lì. Le cose che funzionano meglio sono quelle invece discusse con i docenti, in modo tale che il docente ne sia talmente convinto che poi la ripercorre questa strada quando l'aula si chiude e rimane da solo con i propri ragazzi. E allora non diventa più un momento di informazione pure semplice, ma diventa un momento di formazione vera. Ecco, volevamo raccogliere questa sfida grazie all'aiuto che ci è stato dato, all'opportunità che ci è stata data e alla professionalità di Marco Civiletti, abbiamo voluto provare a, come dire, interpretare questa sfida. I dati sono incoraggianti, perché i risultati, poi come dirà meglio Marco, i dati sono incoraggianti, i risultati sono buoni, il livello di motivazione e di attenzione dei ragazzi che partecipano è elevatissimo, il livello di soddisfazione degli insegnanti è importante, i numeri sono importanti, perché parliamo di 200 ragazzi, 200 ragazzi che coprono tutte le scuole della nostra città, che hanno iniziato questo percorso a novembre e lo finiranno proprio in occasione della festa della marineria. Quindi approfondiranno questi temi, li vivranno di persona, cercheranno di capire le cose che vi ho accennato in maniera diretta e soprattutto proveranno a vivere la festa della marineria da protagonista. Magari avendola uno scopo, una funzione, è proprio all'interno della festa della marineria che li veda protagonisti. E questo credo che sia un passaggio importante, se è vero, come ho detto all'inizio, che la festa della marineria è uno degli elementi sui quali la città scommette anche, dire, il rapporto della città col mare scommette anche sul proprio futuro. Quindi questo è un progetto, un'iniziativa che sta all'interno di questo progetto. Ora credo che sia opportuno che Marco invece ci dica esattamente cosa sta succedendo. Volentieri. Intanto volevo ringraziare voi tre al mio fianco perché siete coloro che hanno permesso la realizzazione di questo progetto. E non è facile un momento come in questi momenti avere dei finanziamenti per anche dei progetti belli, non è una cosa facile, quindi vi ringrazio perché ci avete creduto e ci avete aiutato tutti e tre. È un progetto a cui teniamo molto per tutto quello che ha detto Paolo, ma anche e soprattutto perché i giovani sono un po' il nostro bagaglio di lavoro della nostra associazione, ci crediamo moltissimo. Spezia ha la possibilità di raccontare ai giovani tanto sul mare, sulla marineria, e quindi è il luogo ideale per fare un percorso, per diventare un percorso educativo, didattico per i giovani molto completo. A differenza di altri posti, a Spezia si può vivere il mare in tutte le sue sfaccettature, che sono poi le sfaccettature che la festa della marineria vuole raccontare alla gente.
E allora noi abbiamo inventato questo, ci siamo inventati l'idea di fare un percorso con i giovani delle scuole medie, un percorso che, limitatamente naturalmente ai tempi, ai mezzi a disposizione, gli desse una panoramica abbastanza generale di che cos'è il mare di casa loro, che è divertimento ma è soprattutto lavoro, non è soltanto ludico, il mare di Spezia, ma è soprattutto un mare di lavoro. E quindi abbiamo incontrato i ragazzi a scuola, gli abbiamo fatto una prima panoramica teorica di che cos'è la marineria, di che cos'è il mare. Chiuso il termine marineria per dare un concetto un pochettino più ampio di quello che normalmente viene utilizzato dell'andare per mare, per divertimento, per lavoro. Marineria è un po' tutto un po' un concetto, un po' un mondo. Ed è infatti il termine utilizzato anche dal comune per la festa. Una presentazione teorica che desse ai ragazzi un'infarinatura almeno su quello che cos'è il mondo del mare e della marineria. Quindi li abbiamo incontrati a scuola per sei ore di incontro, non di lezione, però di incontro abbastanza discorsivo, dove loro hanno potuto imparare, sapere cos'è il mare dell'antichità, cos'è stata l'evoluzione nei paesi del mondo e della marineria, e tutta una serie di nozioni che almeno sono state la base che poi gli permettesse di vivere in un modo un po' più compiuto quello, le fasi successive del progetto. La seconda fase del progetto, che si sta concludendo in questi giorni, invece prevedeva degli incontri, delle visite guidate a delle realtà particolari della Spezia, quindi una specie di panoramica generale di quello che sono le realtà più interessanti che andavano dalla nautica all'aeroporto fino alla cantieristica. E a questa fase devo dire che ci ha riservato anche una piacevolissima sorpresa, perché i partner, i collaboratori che abbiamo investito in questa organizzazione hanno risposto con molto entusiasmo. E io non lo voglio dimenticare di nessuno, perché gli occhiali leggiamo anche, ricordiamoci che sono tanti. Quando abbiamo visitato l'Assonautica, la base navale della Marina, i cantieri Valvezzano, i cantieri San Marco, naturalmente la Spezia Container Terminal, il depuratore dei viticoltori, e poi abbiamo fatto delle visite ai rimorchiatori pescherecci che sono sul Moro Italia, e Porto Lotti e la scuola di vela di Santa Teresa. Questa è una panoramica ampia che ha permesso ai ragazzi di rendersi conto di cos'è nel loro golfo, come viene vissuto il mare. E in tutte le realtà abbiamo incontrato una grandissima disponibilità e anche un grande entusiasmo, devo dire, perché non credevo che ci fosse una disponibilità tale, anche gente che lavora tutto il giorno e che quindi magari poteva vedere questa attività come un disturbo. Invece nessuno l'ha vista come un disturbo. Questa è stata la seconda fase. Poi avremo la terza fase che invece inizierà probabilmente con la primavera, tra il mese di aprile e il mese di maggio, avremo la fase della navigazione. Tutti i ragazzi avranno l'occasione di vivere una giornata di navigazione a bordo e visitare il golfo in mare. Una giornata non è molto, però se gestita bene può essere sufficiente per dare un'idea ai ragazzi di che cosa vuol dire navigare, che cos'è la navigazione in senso generale, e soprattutto per vedere il loro golfo, la loro città, i loro paesi dal mare. Noi i ragazzi ne abbiamo portati tantissimi negli anni in barca. E una cosa che salta subito all'occhio, che si nota immediatamente, è che la maggior parte dei ragazzi non ha mai visto il golfo dal mare. Sono pochissimi, o quei pochi che l'hanno visto magari hanno preso il traghetto per andare a Palmaria d'estate, ma non si sono soffermati a guardare l'Erice, Tellaro, Porto Venere, le Grazie, capire che cosa sono, collocarle in un ambito leggermente sia storico che funzionale, cosa fanno questi paesi, che cosa sono. Il bello del Golfo della Spezia è che ogni paese ha le sue caratteristiche, sono diverse sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista storico. C'è quello dove la storia del mare è più legata alla pirateria e all'antichità, quello più legato alla cantieristica. Quindi in realtà questa differenza vista dal mare potrà avere ai ragazzi un'idea molto più precisa di quello che abbiamo detto loro a scuola e potranno vedere direttamente. Naturalmente senza dimenticare l'aspetto importante che è stato toccato sempre, che è quello ambientale, e quindi ci sarà una particolare cura nella vista del parco di Porto Venere, che è vicino ed è a disposizione. Poi ci sarà la fase finale, quella che accennava Paolo, che è quella più importante, perché è l'inserimento e la partecipazione alla festa della marineria. Allora, i ragazzi, la festa della marineria accade appena finita la scuola, quindi qui ci sarà un passaggio dal
diciamo, dalla responsabilità della scuola nei confronti dei ragazzi alla responsabilità delle famiglie e dei genitori. Quindi investiremo le famiglie dei ragazzi del progetto e tutti quelli che vorranno partecipare avranno modo di vivere da protagonisti la festa della marinella. Quando intendiamo, quando diciamo vivere da protagonista, la nostra idea è quella che i ragazzi, se saranno tutti 200, ma se saranno anche meno, si inseriranno nella vita pratica della festa. La festa è fatta di tanti contenuti e i ragazzi si inseriranno in questi contenuti, dal punto di vista proprio molto pratico, aiuteranno gli organizzatori, saranno presenti sui moli dove saranno ormeggiate le barche, negli stand delle varie discipline, delle varie attività. E questo credo che sia una conclusione del progetto fondamentale, perché il progetto è nato proprio come l'avvicinamento dei giovani al mare e alla festa della marineria, nel transito tra le due edizioni della festa della marineria, e noi speriamo anche che poi un buon numero di questi ragazzi, finita la festa della marineria, nei prossimi 2 anni, prima della prossima festa della marineria, formino un gruppo che diventi sempre più attivo e sempre più capace di partecipare. Questo fondamentalmente è la sintesi del progetto. Devo ringraziare sia tutti quelli che appunto ci hanno aiutato in questa parte, e poi naturalmente noi siamo un'associazione, quindi qui siamo presenti soltanto una piccola parte, perché gli altri stanno facendo anche altro. Quindi diciamo i miei ragazzi, come li voglio chiamare, che si danno tanto da fare, e insistere sul concetto che sia con voi come parte del progetto, con chi ci ha aiutato nella fase pratica e con tutti quelli che ci aiuteranno dopo, in realtà non è solo un concetto di lavoro in rete. Abbiamo sempre fatto questo lavoro in rete, ci teniamo molto, vorremmo che tutto quello che viene fatto sul mare venga fatto in collaborazione tra chi lavora e agisce sul mare. E anche questa partecipazione alla festa della marineria con questo progetto sarà un progetto sviluppato e realizzato senz'altro in rete con tutti i partecipanti. Mi chiede se parliamo di mare e di giovani, lei è conscio che dobbiamo mettere. Non può non partecipare. Per noi il mare è chiaro, può essere visto sotto diverse volevo ringraziare l'avvocato Scaviglia, che è stato anche così cortese da venire e col quale abbiamo una lunga esperienza di collaborazioni su tutto quello che sono le attività della nostra associazione. Ha soltanto i canali di carta, devo dire, sono anni che fanno tante cose insieme, collaborano insieme, e ne abbiamo ancora tante, tante da fare. La Sonati è stata una delle realtà che abbiamo fatto visitare ai ragazzi, perché è un esempio molto, molto particolare di nautica da diporto, perché non è un porto, non è un marina, è una via di mezzo tra la nautica sociale e la nautica da diporto, quindi in realtà è una visione abbastanza speciale. E sarà senz'altro, credo, un momento fondamentale anche poi durante la festa marineria. Quindi avrà tanti ragazzi che viveranno i suoi moli durante la festa, non ce ne voglia, ma so che siete disponibili. Come diceva il direttore, mare, giovani, rispetto a quanto anni a tema, il gruppo Conship non può non partecipare. Per noi il mare è una prospettiva, il mare può essere visto sotto diversi punti di vista e da diverse angolazioni. Per noi l'angolazione del lavoro, l'angolazione dello sviluppo e della possibilità per la città di consolidare questo lavoro e di dare soprattutto delle prospettive di sbocchi futuri ai ragazzi delle nostre città. Paolo faceva riferimento prima alla difficoltà dei laureati di rimanere in città. Ecco, la nostra azienda effettivamente è un'azienda con un tasso di scolarizzazione molto alto, siamo più del 90% sono diplomati, gestiamo un processo difficile, un processo che riguarda sempre di più l'efficienza, l'informatizzazione, all'internazionalizzazione, la conoscenza delle lingue, e questo ci porta quindi ad avere necessità di avere personale specializzato, personale di alto livello, personale di qualità in tutte le materie, dalla parte tecnica per la gestione dei mezzi, dalla parte operativa alla gestione dei processi, alla parte informatica, alla parte amministrativa. Quindi tutto questo rappresenta sicuramente per tutti noi, per me lo è stato in passato e per tanti giovani che entrano in azienda, un'opportunità di crescita. Il porto è anche un po' una porta verso il mondo, il porto è una porta che lega un po' tutte le città che si affacciano sul mare e che le lega con un legame piuttosto stretto
l'esempio di questi giorni, di quello che sta succedendo nel Nord Africa, è un esempio lampante di come un'economia di paesi che possono sembrare lontani da noi, invece influisce direttamente anche sui nostri porti, le navi per la Libia ferme, che non possono caricare e scaricare merce per i problemi che ci sono al momento nell'area del Mediterraneo. Quindi è un modo per essere vicini anche a realtà diverse, a economie diverse e per legare le economie del mare in maniera molto forte. Quindi necessità di internazionalizzare, necessità di allargarci, necessità di guardare anche più lontano dalla nostra città, dalle nostre banchine. E questo rappresenta, come dicevo prima, un'opportunità per tutti noi. Come azienda siamo cresciuti tanto, dobbiamo anche ringraziare la città che ci ha dato l'opportunità di crescere, di svilupparci e di continuare, speriamo sempre di più, con la realizzazione delle infrastrutture, a proseguire questo trend di crescita che sta facendo di Spezia una delle realtà portuali più importanti del mondo. Noi abbiamo passato 1 milione di contenitori e rientriamo nei primi 100 porti del mondo, come ranking dovremmo essere intorno all'80° posto. E quindi questo ci porta ovviamente ad avere una visibilità diversa, ad essere presenti sulle cartine dei porti mondiali come uno dei principali porti. Tutto questo ovviamente ci dà una visibilità diversa e l'opportunità di essere presenti anche dal punto di vista internazionale un po' nel nostro settore. Quindi partecipiamo con piacere a questo progetto, come a tanti altri progetti, con la Cassa il rapporto stabile e duraturo da tanto tempo, e quindi non ci fa che piacere essere partecipi, attori per quello che possiamo, mettendo a disposizione le nostre persone, le nostre strutture, affinché questi progetti si realizzino, si sviluppino e veramente si crei questa, come diceva prima l'assessore, si crei questa cultura del porto, questa cultura del mare in tutti i vari aspetti, anche nell'aspetto del lavoro, che penso sia un aspetto importante.